un saluto di fine stagione. Che anno è stato per il teatro? Beh, è un saluto temporaneo, per cui ci rivediamo subito per la stagione estiva. È stato un anno molto intenso, con molte sorprese positive, diciamo. Soprattutto c'è stato un aumento e un ricambio degli spettatori che credo sia derivato anche dal lavoro molto intenso che Fondazione Teatro 2 svolge negli istituti superiori, con l'università. Lavoro che non riguarda soltanto l'appassionarsi al teatro, ma credo che possa trasmettere nei suoi fondamentali anche uno spirito di comunità. Quindi in un qualche modo prende a cuore non soltanto, diciamo, uno specifico, ma anche qualcosa che riguarda proprio la società civile. L'attività continua, possiamo già accennare a qualcuno dei progetti futuri? Di fatto la Fondazione Teatro 2 lavora tutto l'anno. Infatti abbiamo suddiviso solo da un punto di vista di calendario le attività tra invernale, autunnale, invernale e primaverile. Poi oggi è l'ultimo giorno della stagione e invece la stagione estiva inaugurerà il 6 giugno all'Arena Shakespeare. La presentazione avverrà l'11 di maggio in collaborazione con la Fondazione Toscanini, che è nostro partner su diverse iniziative, anche di formazione, e comprenderà uno spaccato di diversi generi, un po' sulla falsariga dell'anno scorso, ma anche cercando di regalare un po' alla città alcune scoperte.